Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, tutti i focolai attivi in Italia, 8 contagi a Fiumicino, sono tutti legati a due locali con dipendenti e titolari positivi. Attualmente le situazioni attenzionate sono circa una decina. In primis la città di Mondragone, in provincia di Caserta, dove lunedì mattina è scattata la zona rossa e la quarantena per i 700 residenti dei palazzi ex Cirio, dopo che sono stati scoperti 49 casi positivi, tra la comunità bulgara. Massima attenzione anche a Napoli, dove in questi giorni, si sono registrati assembramenti agli imbarchi, dei traghetti per Capri. Ustica, Mattarella dice paesi alleati collaborino per la verità. Fico dice pezzi di Stato che sanno ora parlino, avanti finché tutti atti desecretati. Una ferita profonda per il paese, dice il capo dello Stato, ricordando che il quadro delle responsabilità e le circostanze che provocarono l'immane tragedia tuttora non risulta ancora ricomposto in modo pieno e unitario. E sottolinea che per arrivare a risposte risolutive e una ricostruzione piena è necessario l'impegno delle istituzioni. Bisogno di verità incomprimibile per una democrazia e uno Stato di diritto. Fico dice chiarimenti da USA e Francia, Casellati dice ogni giorno senza verità è una sconfitta per l'Italia. Lecco, due gemelli di 12 anni strangolati in casa, il corpo del padre suicida ritrovato sotto un ponte. Sono in corso le indagini dei carabinieri per stabilire quanto effettivamente accaduto. Il medico legale, giunto sul luogo del duplice omicidio, ha confermato la morte delle due piccole vittime per strangolamento. Rai, incontro tra Conte e l'AD Salini. Il PD dice sua gestione fallimentare, non prosegua l'incarico. Il Premier e l'amministratore delegato hanno discusso delle risorse derivanti dal canone, ma anche, secondo le ricostruzioni, di una riforma della governance nell'ambito del quale si è discussa l'ipotesi di ampliare la durata del mandato. Il vice capogruppo Dem alla Camera e Bordo ha detto il PD giudica altamente fallimentare la gestione di Salini. Non vediamo l'ora che termini l'incarico per far uscire l'azienda da una palude. Anzaldi di Italia Viva dice riforma della governance e competenza del Parlamento. Militari morti per un uranio impoverito, l'ex tenente dice in Iraq situazione sconcertante, non prevenzione, tutela della salute e gestione da dilettanti. Fabio Filomeni, tenente colonnello dei corpi speciali dell'esercito, ora in pensione, è l'uomo chiave della vicenda denunciata dal generale Roberto Vannacci dopo il suo periodo di comando della missione italiana in Iraq tra il settembre 2017 e l'agosto 2018. Nominato datore di lavoro, quindi responsabile della tutela della salute del contingente, il generale ha riferito ai magistrati ordinari e militari di Roma che non gli è stato possibile valutare i rischi connessi all'uranio impoverito e agli altri agenti inquinanti presenti nel teatro iracheno. Filomena era responsabile della prevenzione e della protezione. Notizie da Napoli e dalla Campania. Metropolitana di Napoli, un guasto tecnico sulla linea 1 e i passeggeri sono stati costretti a piedi in galleria. Guasto tecnico intorno alle 12:20 sulla linea 1 della metropolitana di Napoli e Odissea per circa un centinaio di passeggeri che hanno dovuto percorrere a piedi la galleria tra le stazioni di Mater Dei e Museo. Tra loro numerosi anziani, uno dei quali con difficoltà di deambulazione, che nel buio della galleria hanno avuto non pochi problemi appunto nel camminare lungo lo stretto marciapiede e del tunnel. Molo Berberello preso d'assalto dai visitatori, maxi assembramento e polemiche. Il sindaco di Capri denuncia. Il sindaco di Capri, Marino Lembo, dopo il caos registrato ieri e oggi al Molo Berberello di Napoli, dove agli imbarchi si è assistita a una scena di assembramento di passeggeri in attesa di salire a bordo dei mezzi in navigazione, ha scritto al presidente dell'autorità portuale di Napoli, Pietro Spirito, allegando un'ampia galleria fotografica per testimoniare la situazione e manifestare il suo disappunto. La nostra isola è stata per tutta la durata dell'emergenza un modello, scrive Lembo all'autorità portuale. Abbiamo infatti scrupolosamente messo in pratica tutte le norme per prevenire la diffusione del contagio. Ancora oggi effettuiamo il controllo con termoscanner di quanti sbarcano al porto turistico di Capri. Le
Notizie da Treviso e dal Veneto. Incidenti a Montebelluna, tampone un camion di Contarino e l'auto va a fuoco. L'auto a causa dell'urto ha preso fuoco e fortunatamente con l'aiuto dell'autista del camion la ragazza è uscita dall'auto ed è stata trasportata all'ospedale dal 118. Schianto in moto a Cappellamaggiore, un artigiano muore dopo 8 giorni di agonia. Alberto Peruc, 48enne, artigiano, era finito fuori strada in via Crispi a Cappellamaggiore. Troppo gravi i traumi riportati. Martina, morta a 38 anni, era figlia dell'ex sindaco di Arcade. I funerali della giovane arcadese si terranno oggi alle 17, oggi alle 17 nel parco della chiesa di Arcade. Il corteo funebre è partito 10 minuti prima dalla casa dove viveva Martina Rossetto. Maturità Treviso, le idee geniali per l'esame da 100, le storie del Ponte dei Migliori maturati a Riccardi Luzzatti, Palladio Planck e Canossiane. Insomma, ora molti di loro puntano a fare l'università all'estero. I produttori di Prosecco in rivolta minacciano di lasciare il consorzio, scontro sulla rappresentanza in seno alla DOCG Conegliano Valdobbiadene, e 2 soci su 10 già pronti a staccarsi in polemica con le cantine sociali. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Caso centro stupri, scattano i sigilli per un ristorante a San Daniele. Al Johnny Lukwine, il 15 giugno scorso, la comitiva di Udinese aveva sfoggiato la t-shirt con il nome del gruppo. Sigilli anche al locale di San Daniele, dove il gruppo di giovani friulani ha posato con le magliette con stampata la scritta centro stupri. Nel pomeriggio di oggi il personale della squadra amministrativa della questura di Udine ha notificato al titolare del ristorante, appunto di Johnny Luani di San Daniele del Friuli, la sospensione di ogni attività per 15 giorni, appunto ai sensi dell'articolo 100 del TULPS, a cautela della sicurezza e della salute dei cittadini e dell'ordine pubblico generale. Autostrada, cantieri e modifiche alla circolazione sulla A4. Chiuso lo svincolo di San Giorgio di Nogaro, un'uscita in entrata in direzione Trieste dalle 7 di lunedì 29 giugno alle 8 di domenica 5 luglio. Nuove modifiche alla circolazione sull'autostrada A4 per consentire il pieno svolgimento delle attività nel cantiere della terza corsia nel tratto Alvisopoli-Gonars. Dalla ripresa dei lavori dopo l'emergenza Covid, gli sforzi dei tecnici di Autovie Venete e delle maestranze del terzo lotto si sono tutti concentrati in un'area di 5 km che vanno dal comune di Castions di Strada allo svincolo di San Giorgio di Nogaro. Qui uno degli interventi più complessi e che richiede il maggior impiego di uomini e di tempo per il completamento delle operazioni, che appunto consiste nella realizzazione delle nuove rampe del casello di San Giorgio e nella cucitura con il tratto autostradale di prossima costruzione. Fiamme in un appartamento in Viale Venezia a Udine. Una persona è rimasta leggermente intossicata per aver respirato i fumi della combustione. Un principio di incendio in un appartamento del primo pomeriggio di oggi in Viale Venezia a Udine. Ma dopo l'allarme, insomma, levarsi delle prime colonne di fumo, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Via Popone. Auto avvolta dalle fiamme a Marsure di Aviano, in sesta in una strada sterrata, ha preso fuoco in tarda mattinata. L'auto nella tarda mattinata a Marsure di Aviano ha preso fuoco, come dicevamo, ma sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone che improntamente all'ora di pranzo, diciamo intorno alle 12.30 in via Wasserman. La vettura in sosta in una strada sterrata laterale per cause in corso di accertamento ha preso fuoco. Rissa in via Roma, notte movimentata Udine, 3 gli interventi delle squadre volanti della polizia, 6 stranieri arrestati e diversi feriti. Notte movimentata per gli agenti della Polizia di Stato della sezione volanti della questura udinese, terminata con l'arresto di 6 cittadini stranieri, tutti condotti nella locale casa circondariale a disposizione delle autorità giudiziarie. Verso mezzanotte e mezza, 2 volanti appunto in transito hanno ricevuto da alcuni passanti la segnalazione di una violenta rissa in atto in via Roma a Udine. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.